Allora, oggi vi faccio vedere la Valsassina con Mauri, regista. Tieni bene la telecamera davanti. Qui siamo a Margno. Praticamente non siamo proprio tutta la Valsassina perché abbiamo bisogno di arrivare fino a Premana. Però diciamo siamo in fondo quasi alla Valsassina. Poi si prosegue di qui, si arriva su. No, siamo a Taceno, siamo, scusate. Taceno? Sì. Sopra lì è Margno. Allora, qua c'è una strada rovinata, è da una vita rovinata, veramente. E poi tutto sommato la Valsassina è una strada abbastanza... Qui la strada oscena. Spero che la sistemi. Spero veramente. Se stavano facendo dei lavori, speriamo che sia la volta buona per poterla... per poter asfaltare minimo, ecco, almeno fino qua in fondo. E qui la strada fa veramente schifo. Taceno, siamo qui a Taceno, questa zona di Taceno. Adesso dovremmo entrare verso Cortenova, Pinto. Sopra qua ci sono dei bei paesini, fino ad arrivare a... sto reflusso maledetto che mi dà fastidio. Benzina 1,55, un po' caro. Qui entriamo nel comune di Cortenova. Cortenova è buono, a parte un tombino non è a livello per una sorga d'acqua, però qui l'acqua è abbastanza buona. Scusate, ma sto refusso andare a guardare un pivà. Mauri regista, Valsassina, che poi non è lunghissima, a parte da Ballabio, arrivi giù qui fino, che poi se prosegui scendi giù, vai in Valbarrone, scendi giù, arriva Bellano. Bellano. Ok, qui siamo a Cortenova, belle, belle casette qua da parte, ben tenute. Mauri, stai facendo doppio video, credo. Bravo, si lo mette anche te. Qua siamo a Pinto. Dove c'è la Casa Rossa? Siamo a Bindo, frazione di Cortenova. Bindo, frazione di Cortenova. Ben pulito, ben tenuto. Dopo la galleria c'è la Casa Rossa. Un bar qui, che c'è un tombino qui a destra, non a livello. Qua così, c'è anche l'acqua, non va sotto. Speriamo che lo sistema. Qui facciamo una galleria perché qui anni fa c'è stata purtroppo una frana. Sì, una frana. Non so se sono, forse la morte delle persone, hanno distrutto un po' di cose. E hanno fatto questa... galleria nuova. Sì, sì, qua c'è. Sì, è franato qua sotto a sinistra. La Casa Rossa lì. Qui c'è Cortenova. Prima c'era Bindo di Cortenova. Bindo. Adesso c'è. Vabbè, sempre il comune di Cortenova. Cortenova, Cortenova. Cortenova, paesino carino. Montagne quella parte bella, spettacolare, sotto un po' nevicato, strada abbastanza decente, pulito da parte, miracolosamente anche i paletti sono abbastanza dritti, quel tratto qui non è il massimo, qualche... non ci sono le buche, però c'è qualche rattoppo a mica, io l'asfalterei tutto nuovo. Siamo sempre a Cortenova, ragazzi, in Valsassina. Ma Cortenova, ma chi vi fa Cortenova vedere tutti questi posti, ragazzi? Guardate che roba. Ci abbiamo il Mauri. Mauri l'ha portato a mangiare un bel posto. Zona in fondo qui alla Valsassina. E qui entriamo nella leggenda, ragazzi. Prima entriamo luna. A Prima Luna, ragazzi. Prima Luna è la leggenda. Strada ben fatta, ben tenuta. Paletti dritti, nessuno spaccato, bel pulito da parte, strada buona, buono. Oggi sta venendo chiaro, ieri ha piovuto. Mauri, un tuo commento sulla Valsassina? Molto bella, suggestiva, veramente. È bellissima. Adesso siamo a Prima Luna, ragazzi, Prima Luna. Siamo praticamente nella leggenda. Prima Luna, cosa c'è a Prima Luna? C'è anche un laghetto dove peschi, mi pare, pesca sportiva, forse sulla destra. Case, casette, ville, villette, qualche fabbrica qui, meccanica. Qui dovremmo essere quasi nel centro di Prima Luna, dovrebbe essere più su in alto.
destra, sì, certo, c'è la situazione più o meno. E qui si sale, si sale, si sale, case, vedete, case, casette, ville, villette. Questa qui c'è un ciclista. È un ciclista. È un ciclista che pedala. Stiamo costeggiando e sulla destra abbiamo la Valsassina. Qui, grazie a Dio, palazzi non ce ne sono. Io non capirò mai uno che può vivere in una città. Io veramente non riuscirei mai a vivere in una città, ragazzi. Cioè, ci posso andare un'ora, ma dopo che sono in città io sto male. Io ho bisogno di natura, di piante. Guarda che belle ville qui, ville, villette, case, casette. Qua c'è ancora il cartello Prima Luna. Bella grande. Qui c'è il Carrefour, ogni tanto mi fermo che ti fanno un bel panino al salame nostro. Fanno bei panini qua sotto. Qui siamo nel cuore di Prima Luna, siamo nella leggenda, ragazzi. Anni e anni fa, mi ricordo da ragazzino, mica venivo su un bar qua da parte a destra, forse suonavano. Parlo di anni, 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 anni fa. Non mi ricordo più forse dove era, forse qua in centro. Avevo anche beccato una tipa, l'ho beccato qua. Però non era di Prima Luna, era sarda. Sarda? Sì, ma parlo di 25 anni fa. Cioè, tanti anni fa. Non mi ricordo più dove era, forse qua sulla destra. C'era una serata che suonava. Ci stava, allora, era in vacanza. Non lo so, ma forse era di qua, era di lì, ecco, non lo so. Come ti sei trovato questi due giorni con ma, me? Ma benissimo, sono stato bene, grazie Rambre. Ti ho portato tre volte a mangiare. Sì, è stato dove hai mangiato meglio? Qua? Qua mi hai andato bene. Ma qui ho mangiato bene, ma poi anche mangiato giù, bene dappertutto. Non male, cioè sono. Valsassina, la Valsassina, la Valsassina, che è famosa per i formaggi. Per c'è il caseificio Mauri. Sì, è pieno, qua. Pieno, sì, è pieno. Qui ce ne sono Cademarco, Mauri, Cinese. Qui è pieno, è pieno zeppo. Il Taleggio. Qui c'è anche sulla destra. Qui siamo a Vimogno, ragazzi, frazione di Prima Luna. Siamo nella leggenda, siamo, ragazzi. Vimogno. E niente. Qui c'è la grossa ditta a destra, la Norda, quella che fa. Ah, quella delle acque. Sì, quelle acque. Ogni tanto si becca qualche camion, sì, questa no, grossa di ditta, sì. La Nurda. Quelle che sono le acque minerali. Esatto. Sì, poi anche qui c'è, sulla sinistra c'è una grossa azienda qui che fa i formaggi, qua sulla destra. Questa sulla sinistra. E ce ne sono qui un mare di posti che fanno formaggi qua. Molto buono. Mai. Buono il Taleggio, sì. Il Taleggio della Valsassina è il top. Top! Top. E poi vabbè, più avanti a sinistra c'è la Valtaleggio, questa zona qua, vai su a Vedeseta, scavalli, arrivi in Val Brembana. Sì, è facile. È bello quel giro lì, molto bello da fare in macchina, stupendo. Guarda su là, fai vedere la montagna su, guarda che bello, ragazzi. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma come si fa a abitare in città? Non ci abiterei mai. Cioè, ma guarda qui che bello, che natura, che montagna. Montagna, funghi, castagni. Sotto qui c'è il Pioverma, se vuoi andare a pescare c'è qui. Mare, fiume, con le trote, eccetera, eccetera. Ma che bello, ma che bello! Ah, qua siamo in Trobbio, che non si passa più dal centro del paese, ma praticamente hanno fatto fuori. Ma che il VAC. Beh, in Trobbio, altro paese spettacolare che si trova prima di Pasturo. Però questa strada si passa fuori, un paese molto carino, eh. Anni e anni fa, quando andavo a Funghi, che non esisteva, questa strada si passava dal centro di Trobbio. Di Trobbio, che qui sulla sinistra, molto bello. Qui poi si arriva a Pasturo. Pasturo l'avevo già fatto vedere. Fanno la sagra. Ah, poi l'altra volta uno mi diceva, sì, sì, che l'avevo detto delle cose. E qui c'è una famosa ditta di formaggi, la Cademarco, sì, ci passiamo dentro, portano anche il formaggio nelle grotte. Qua sulla sinistra c'è una parete dove la gente può scalare, ragazzi.
sotto qui fanno delle gare di pesca. C'è il Piuverna, adesso è passato. Quindi adesso il Piuverna c'è. Pasturo. E qui andiamo a Pasturo, che io lo amo, Pasturo. Pasturo top assoluto. Sì, io qua venivo tanti anni fa che c'era sopra qui vacanza. Della montagna, bellissimo, bellissimo Pasturo. Pasturo veramente sembra di essere. Pasturo è bellissimo, sembra di essere in Alto Adige, ragazzi. Qua c'è la vista della montagna sopra, veramente, che è meravigliosa. Anche qui però c'è la strada che passi fuori dal centro paese. E ragazzi, qui siamo nella leggenda. Io non so se voi vi rendete conto di che quello che vi sto facendo vedere, giusto Mauri? Giusto. Cioè, vi sto facendo vedere dei posti strepitosi. Fai vedere sulla destra che si vede Pasturo, la montagna sopra. Oggi come c'è un po'. Ah, c'è un po' di nuova. Lì sopra dovrebbe esserci la Grigna, non vorrei dire una critica, dovrebbe esserci la Grigna che va dietro. Il paesino di Pasturo, guardate che roba, guardate che posti che ci sono qui. Molto grande. Ragazzi, c'è la Lombardia, l'alta Lombardia per me è il top assoluto. C'è Lago di Como qua sotto, Como di Lago, montagna, ma cosa vuoi? C'è la montagna, guarda là di qua, guarda le mucche, ci sono i carovi, guarda là, guarda che bello, guarda. Ma cosa? Ma se vere più sede, con le montagne. Qui ci sono anche di là cavalli. Qua sembra di essere in Cecenia, sempre sulle montagne della Cecenia. Montagne della Cecenia strepitose fra il Dagestan, sul Caucaso russo. Qui c'è un altro che vende formaggi sulla sinistra. Carrozzi. E niente, quindi cosa vi devo dire? Stiamo passando il paese di Pasturo. No, ma non ce n'è, ragazzi. Come la Lombardia non ce n'è, a me piace il verde, piace le montagne, piacciono sti posti, guardare le mucche sotto là, che fanno un bel latte per fare un bel formaggio. Ma cosa vuoi? Ma come fai a abitare mucche di montagna? Ma uno come fa a abitare a Milano? Cioè io non capirò mai uno come fa a abitare a Milano, veramente. Cioè la città no, ragazzi, ma veramente la città no. Cioè la mia regione veramente penso sia il posto più bello in Italia, guarda che posti che abbiamo, poi vai giù il lago di Como, cioè, ma non è solo qua, Valtellina, tutti quei posti. Se costeggi il lago di Como, meraviglioso. Sono stato su in Val Chiavenna l'altra volta, bellissimo. Dove c'erano le cascate lì di acqua fragio, bello, bello. Allora, vi ho fatto vedere anche il paesino di come si chiamava lì, Castello, paesino medievale, ce n'è di roba. La Lombardia veramente. Io amo il verde, ragazzi. Amo il verde, amo la natura. A me non piace le robe secche, ve lo dico subito. A me piace vedere i prati verdi. Prati verdi. Tutto quello che mi piace qua, mi piace l'Alto Adige, mi piacciono tutti questi posti, anche nel Veneto. Ci deve essere natura, giusto no Mauri? Giusto. Il verde, la natura, l'acqua. Guarda che qua sotto c'è il Piuverna che è bellissimo. Però non si vede, però. Qui c'è una delle zone, si esce da Pasturo, qui peccato che siamo dalla parte opposta, ma qui c'è una collinetta che è tutta bella tenuta, magari dopo Mauri me la fa vedere. Qua sopra Mauri, gira a destra che ti fai vedere qua sopra. Che bella. Qua è bellissima, ragazzi. Ma ragazzi, ma qua sembra di essere Svizzera, tedesca, ma cosa stiamo dicendo? Ma di cosa stiamo dicendo, ragazzi? Ma dov'è che in Italia trovi questi posti qua? Li trovi qui in Lombardia? Poi Trentino Alto Adige, sì, Valle d'Aosta, qui c'è la Mauri, che è un'altra grande ditta, dal 1920 che fanno formaggio. E qui a sinistra vai a Vedesina, qui vai in Valtaleggio, girando a sinistra verso Barzio, altro bel paese, bellissimo fare, e arrivare fino alla Val Bremana, qui è spettacolare anche la Valtaleggio, ragazzi, vai nella Bergamasca qua, vai a Moggio, Cassina, Tremeno, Barzio, tutti i posti della Madonna. E qui si sale e si va su verso il Pian de Balisio, vai verso Ballabio, piani di Balisio, stiamo entrando ancora nella leggenda, ragazzi, di cosa stiamo parlando, piani di Balisio. Qui scende il Piuverna, qua che penso che nasca dalla Grigna, il Piuverna, prendi una cretinata. Okay. Poi il Piuverna che esce nel lago di Como di Lago, a Bellano, che sono anche lì bellissimo da vedere, come si chiamano lì le grotte, non mi ricordo. Potete vedere tutto bello pulito, preciso.
pardessi svizzere. E niente, cioè, abbiamo cosa diciamo, siamo al top, ragazzi. Sì, infatti. Al top. Qui siamo al top in Val Gardena, in Val di Fassa, su Valle d'Aosta, in alcune zone anche del Veneto alto, non è male, ma qui la Lombardia siamo il top assoluto, uno dei posti più belli in Italia. Per me, io amo la montagna, amo il torrente, amo il fiume, io sono amante di queste cose. Infatti tante volte mi dicono, ma a Ambra non c'è il mare, ma chi se ne fotte del mare? A me mi dà fastidio una cosa, proprio non mi piace il mare. A me piace la montagna, ragazzi, io ve lo dico. A me piace andare a funghi, mi piacciono le castagne, mi piace proprio camminare in montagna. Cioè, quello che ti dà la montagna, ragazzi, io capisco la gente che ama la montagna perché è come me, la montagna è la montagna, no Mauri? È giusto, sì, infatti. Io sono di montagna, sono di bosco, sono di Lies, sono per il bosco. No, cioè, è fatto modo suo, del resto io sono. A me piacerebbe andare nella valle del Caracol, a vedere il K2 e a vedere il Nanga Parbat, la valle del Caracol in Pakistan, che sono le montagne più belle del pianeta. Beh, anche in Argentina sono belle montagne, dove c'è il fondo, la Patagonia. Comunque sono bellissime. Pakistan, veramente io amo la montagna, vorrei andare veramente a vedere Nanga Parbat, montagna leggendaria, la Killer Mountain. Niente, qua siamo ai piani del Balisio, siamo sempre nella leggenda siamo. Adesso arriviamo verso Ballabio di Ballabio. Siamo probabilmente già a Ballabio, perché mi pare che piani Ballabio sia frazione di Ballabio. Guarda che bello qui i cavalieri! Ma che cavaletti, vacchetti, mucchetti, che le terghe, ma se vuoi, che i vac, ma se vuoi, cos'è più sede che un amaro lucano, cosa vuoi di più? Siamo nella leggenda, ragazzi, siamo nella leggenda, non c'è niente possa essere paragonabile alla Val Sasso. Che bello. Anche la Val Brembana, spettacolo, qual è questo? Sì, infatti. Sì. Val Brembana, Val Seriana, Valtellina, anche quella di Brescia, la Val Trompia, tutte belle valli, quelle. Tutti posti top assoluti in Italia, tutti in Lombardia. Valtellina, Val Brembana, Val Seriana, Valimagna, la Valzecca, la Val Trompia, la Val Cavallina, che neanche le val, la Val Culera, la Val di Ciap, la Val Ciapota, la Val Trumbuna. E qui adesso la strada fa un po' schifo perché ha fatto dei lavori, e qua siamo a Ballabio di Ballabio. No, entriamo qui adesso a Ballabio, forse prima non era Ballabio, era Piani di Balisio, però non so se era sotto Ballabio, era una frazione, che ne so, ma credo che sia una frazione di Ballabio. Guarda qui sopra, guarda che montagne qua sopra, sembra il Canyon, ma va là, te vedi in America a vedere il Canyon, quando, guarda qua, ce l'hai qua così sopra il Canyon, guarda che roba qua, altro che il Canyon, altro che il Gran Canyon, ce l'avete qui il Gran Canyon, in Lombardia. Se vero cos'è, no, eh? Infatti, la gente va, corre, va, vanno a casa di Cristo, e guarda che posti che c'hanno qui, nella mia regione top assoluto in Italia, insieme all'Alto Adige e al Trentino, che Trentino sono dei posti. Trentino. Niente, qui si arriva a Ballabio, che poi ragazzi siamo qui in Valsassina di Valsassina, si va giù a Como di Lago di Como. Che poi arriva giù, sei sul lago di Como, cioè di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa stiamo parlando? Cioè di Micio Micio Mau Mau? Di Micio Micio Mau Mau stiamo parlando? Di Micio Micio Mau Mau? E praticamente qua a sinistra c'è la strada veloce che ti porta giù a Lecco di Lecco, e dove c'è il Como di Lago di Como, e velocemente puoi arrivare qui. Arriva basta che arrivi a Lecco di Lecco, prendi la strada per Valsassina di Valsassina e arrivi su qua. Qua a destra vai nella strada vecchia e qui vai avanti, che c'è sto camion qui che ci siamo imbullonati.
rivederci dalla Valsassina, e qui praticamente finisce, a dire la verità, finisce la Valsassina, finirebbe anche qui, e qui si prende, possiamo anche continuare a far vedere che siamo poi a solo 7 km da Lecco, di Lecco, e 57 km da Milano, quindi non siamo neanche lontani. Le hanno tenute un po' chiuse queste gallerie in questo periodo, le hanno abbastanza sistemate, il flusso stradale è perfetto, siamo in galleria di galleria, e dopo teniamo ancora un po' il video perché praticamente quanti minuti di minuti siamo? 20 minuti. Ah, 20 minuti. 20 minuti abbiamo fatto tutta la Valsassina, bella la Valsassina, praticamente una volta che tu arrivi là puoi andare su fino a Marche, prendola, arrivi sulla, fino a Premana, e poi Premana di Premana non sono mai stato, ho sempre guardato dall'alto, non andavo su i piani, il pian delle Betulle. Un giorno voglio andare a Premana, di Premana, però non ci voglio andare a Premana. Qui siamo in galleria di galleria con Mauri, il mitico Mauri, Mauri qua. Tutto a posto, Mauri? Sì, sì. How what you want and when you want. Sta bene questa galleria. Sì, questa fa un po' schifo, è molto... Quelle dopo l'hanno già un po' sistemate. Qua praticamente si arriva giù fino a Lecco, Lecco di Lecco, e siamo qui col mare. Mare, di qualcosa tu? No, molto bello, bel cielo della montagna. Adesso siamo nella galleria, stiamo andando verso Lecco, e quindi sono posti molto belli, turistici. Ma questi belli per abitare. Anche per abitare, certo. Meglio che parliamo di Milano. Ah, beh, quello sì. Ah, mia. Periferia di Milano proprio. Casino. Io amo la montagna, ma la nebbia. Cioè qua arrivi sul cielo e brutti più. No, è molto bello qua, è un posto bello, con le montagne, si respira bene. E la zona dove sei te, d'inverno viene il nebbione, viene il clima, da delle parti là. Sì. Sì. Massa per andare lì. È massimo. Qua sulla destra vediamo che si vede. No, perché è alto, sennò si vedeva il Como di Lago Como. Sotto c'è il Lago di Como. Ecco, qui l'hanno sistemato, ragazzi. L'ultimo no. Qui l'hanno pitturata in bianco abbastanza, che si vede. Questo qui è il camion che va giù a 50 all'ora. C'è uno spazio di un'area di riprese, praticamente stiamo arrivando. Ecco là, hanno buttato la spazzatura, hai visto là? Sì. Là c'era, ecco le solite bestie incivili che si fermano a buttare il pattone. So, praticamente da qua si vede Lecco, vi faccio vedere Lecco. Lecco che è sul Como di Lago di Como. E qui dovrebbe esserci Lecco. Esatto. Si vede già lo scorso dell'aria. Anzi, da qui si vedono anche il lago di Annone di Posiano che va verso Erba, dalla parte di là. Niente, qui è bello anche qua sopra, guarda che bello anche qua. Esserci la zona del Monte San Martino, non vorrei dire una carina, là c'è il Monte Barro, il Barro di Monte. Ma che bello anche qua, ma che bello anche qua, che bello, che bello. Bello anche qua sopra. E qua si scende, si arriva giù veloce a Lecco, quindi una volta che arrivate a Lecco di Lecco, se voi arrivate a Lecco di Lecco, arrivate su veloci a Valsassina, strada perfetta, tenuta bene, l'hanno appena rifatta, nonché asfaltata, miracolosamente. E niente, quindi peccato questo camion qui che va 30 all'ora, probabilmente sarà carico di cose, c'è una paura una volta non è uscito anche qua sulla destra. Va bene, vi saluto ragazzi. Ciao a tutti!